È possibile creare un bianco e nero di impatto in pochi semplici passaggi? La risposta è sì. In questo video vediamo la differenza tra il bianco e nero classico e il bianco e nero con un dettaglio, un contrasto più elevato, utilizzando Camera Raw. Sì, è possibile utilizzare Camera Raw anche con le immagini JPEG. Iniziamo. Carica la tua immagine e duplicala. Clicca sul livello di regolazione bianco e nero, poi seleziona entrambi i livelli. Premi l'icona cartella e rinominala in bianco e nero classico. Ora apri la cartella e seleziona il livello bianco e nero, così da aprire il menu regolazioni dei colori. Sposta a destra o a sinistra i colori in base alla tua immagine per regolare la tua fotografia al meglio. Una volta terminata la regolazione, puoi attivare o disattivare il livello sottostante per vedere il risultato. Ora è arrivato il momento di utilizzare l'azione. Trovi il link nel primo commento o nella descrizione. Scaricala e installala cliccandoci sopra due volte. Una volta installata, disattiva il livello BV classico e seleziona lo sfondo. Entra nel menu Azioni, apri la cartella chiamata Bianco e Nero ML e clicca su BV ML. Poi fai partire l'azione. Attendi qualche secondo fino a quando vedrai il pop-up con scritto: nella sezione Livelli ci sono tre tipi di bianco e nero. Seleziona quello che ti piace di più. Poi premi su Continua. Per scegliere il bianco e nero che ti piace di più, attiva il livello 1, 2 o 3. Per vedere la differenza con il livello bianco e nero base, attiva BV classico, poi disattivalo e scegli il bianco e nero che ti piace di più. Se vuoi esplorare altri metodi di conversione in bianco e nero, ti consiglio di guardare il video qua sopra. Troverai un'altra azione con 5 diversi approcci a bianco e nero, che ti darà la possibilità di personalizzare ancora di più la tua immagine, modificando la curva. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e iscriviti al canale.